Ciao guerrieri di luce, io sono Valerio e benvenuti anche oggi in una nuova puntata della Curiosità del Giorno. Di che cosa vorrei parlarvi oggi? Oggi vorrei parlarvi di un minerale che a me ha sempre affascinato e ipnotizzato, diciamo, per i suoi colori, che è la malachite. La malachite è simbolo per eccellenza della femminilità. È usato, è sempre stato usato da tantissime culture proprio per onorare la dea. La malachite, proprio per i suoi colori, veniva anche chiamata, per chi lavorava in miniera, la verdura delle rocce, no? Perché pensate, dopo vi allego una foto. Ha dei colori veramente affascinanti e il risalto con le pietre dava proprio l'idea di questa verdura che usciva dalle rocce. Allora veniva chiamata, soprannominata verdura delle rocce. E è sempre stata un minerale utilizzata dai regnanti, dai guerrieri, come simbolo di forza e di intelligenza. E infatti veniva usata in Egitto, per esempio, veniva usata solo dalle caste nobili, e il faraone ornava i suoi capricapi perché si pensava che questa pietra conferisse a lui la saggezza di poter governare in maniera un'ottima maniera rispetto al suo popolo. Questo minerale è stato anche nel Medioevo, anzi nella cultura greco-romana, la malachite era considerato un grande amuleto e si pensava che preservasse dagli incidenti. Infatti veniva regalata spesso, veniva data ai bambini perché si credeva che fossero protetti dalle cadute. E si dice anche che questa pietra, quando si frantumava in maniera naturale, voleva dire che c'era un pericolo incombente che sarebbe caduto su di noi, e quindi si stava molto attenti al fatto di guardare se questa pietra si frantumasse o meno. E un'altra cosa importante era che durante il Medioevo questa pietra veniva usata per il parto, quindi per facilitare il parto, per superare meglio i dolori del parto, tanto che alcuni oggi la chiamano ancora la pietra delle ostretiche, proprio per questa sua capacità, non solo del parto, ma in realtà anche viene utilizzata nel periodo delle mestruazioni. E, come dicevamo, è sempre stata utilizzata da regnanti, e non potevano mancare in questo gli zar di Russia, no? Che nel palazzo d'inverno ornavano diverse stanze con questo minerale. Infatti, se avete la possibilità di vedere, c'è un salone che si chiama il Salone della Malachite nel palazzo d'inverno, perché appunto è adornata con ci sono tutte queste colonne adornate, fatte di malachite, è bellissimo. E che dire poi di questo minerale così affascinante, no? Vi consiglio proprio di guardare qualche foto, qualcuna magari ve la metto anch'io se riesco, perché ha dei colori veramente, veramente affascinanti. È considerata anche da altri, pensate a la pietra del paradiso, io credo proprio perché si rimane estasiati a vedere questi colori. È una pietra che è considerata indispensabile per la crescita professionale, per la crescita, scusate, personale di una persona, perché riesce a far superare i problemi di timidezza, e stimola la voglia di conoscenza. Quindi è appunto per questo è considerata proprio una pietra, un minerale proprio indispensabile per la crescita personale di una persona. Porta abbondanza, porta equilibrio e facilita il cambiamento. Quindi, se una persona ha paura,
come spesso accade, perché il cambiamento non piace mai a nessuno, si consiglia di tenere questa, anche una piccola parte di questo minerale, magari nel portafoglio che rimane sempre, o nel portamoneta che rimane sempre con noi. E ci aiuta quindi portandolo con noi anche ad avere fiducia nella buona sorte e di tutti gli eventi che ci potrebbero capitare durante una giornata. Molti utilizzano questa pietra dopo un intervento chirurgico perché si pensa che favorisca la guarigione. E infatti, se abbiamo anche dei dolori o dell'infiammazione, è consigliato appoggiarla nella zona da trattare. Solitamente, agisce abbastanza velocemente, basta tenerla per qualche minuto nella zona dolorante e il dolore dovrebbe attenuarsi in 2-3 minuti, veramente. In poco tempo, quindi è un fortissimo antidolorifico. E che dire di questa pietra? Questa pietra è associata al chakra del cuore, è associata al mese di maggio e quindi al segno zodiacale del toro, e secondo alcune tradizioni angeliche è anche associata all'arcangelo Suriele. Questo per parlarvi un po' in generale di questo affascinante minerale. Fatemi sapere ovviamente se lo conoscete, se lo avete in casa, se avete intenzione di acquistarlo. Fatemi sapere se ci sono altri minerali di cui volete sentir parlare, di volete sapere delle curiosità. Io direi che la puntata di oggi termina qua, quindi ormai lo sapete, vi saluto nel mio modo, che è mandandovi un bacio, un grande abbraccio e noi ci vediamo prossimamente per una nuova puntata della Curiosità del Giorno. Ciao!